La frase di Gianmarco Pozzecco, un ex giocatore e ora allenatore di basket, per darvi il bentornati a un programma di calcio dilettanti. Sembra un ossimoro, ma in realtà quella frase è una lezione di vita e di sport. Allora noi l'abbiamo voluta prendere per accompagnarci in questa nuova puntata di Zona Gol. Ovviamente non solo solo, con me c'è anche il mitico Fabio Ferri. Ciao Fabio, bentornati. Bentornati a tutti voi e ovviamente ci divertiamo col calcio dilettanti. Ci divertiamo con il calcio dilettanti, ci divertiamo con i nostri ospiti di oggi, due personaggi illustri del mondo della Serie D e dello Scandicci ovviamente. Noi l'abbiamo rinominato l'architetto Nicola Del Grosso, che ha costruito la squadra quest'anno e non solo. Nicola, bentornato. Buonasera a tutti. E insieme a lui il mecenate Giancarlo Bramini. Ciao Giancarlo. Buonasera a tutti. Buonasera. Ti ritrovi in questa... Sì, mecenate, sì. Mecenate. È appropriato. Sì, piace. Sì, sì. Prima Fabio di addentrarci nella realtà dello Scandicci, della Fortis e di tutte le squadre toscane della Serie D, apriamo come sempre con le nostre due rubriche di riferimento. Oggi tocca a te con Siamo al Top. Oggi tocca a me con Siamo al Top, e allora cominciamo dal gradino più basso del podio, ma sicuramente una posizione importante. È una questione di fedi e non di fede. Perché? Perché il Calenzano va a quota 3 successi su 4 con l'ultima vittoria sul Ponte Buggianese, e lo fa grazie a una rete di fedi, e sicuramente questo è un buon momento per il Calenzano, che è a 2 vittorie consecutive, come detto 3 nelle ultime 4 partite. Adesso si avvicina la vetta della classifica per la squadra di Calenzano. Il pupillo al secondo posto, il pupillo chi è? Non è il mio pupillo, ma è un omaggio, volevo fartelo floreale, ma so che non ti piacciono i fiori, quindi sono a un omaggio calcistico. Il tuo pupillo è degli Innocenti della Rignanese, ormai lo sanno tutti, non ne facciamo mistero, quindi tutti i direttori sportivi che si vogliano ingraziare Francesco dovrebbero dare un occhio a questo bel centrocampista, che è anche il motivo per cui la Rignanese ha vinto sul Porta Romana uno scontro di alta quota in eccellenza. La Rignanese rimane prima proprio grazie alla vittoria 1-0 sul Porta Romana firmata da degli Innocenti. Concludiamo il nostro Siamo al Top, e l'avete già visto chi è il numero uno di questa settimana, il Jolly Montemurlo. Perché? Perché è il secondo Jolly del mazzo, quello uscito appunto dal mazzo di carte di 7 soldi dopo 9 partite senza successi. Il Jolly vince con la Fortis settimana scorsa, e ora con il Ribelle, seconda vittoria consecutiva. Speriamo non siano 4 come di canonico i Jolly nel mazzo di 7 soldi, ma comunque un periodo positivo per la formazione pratese, che adesso in classifica si è anche rilanciata con queste 2 vittorie, sai? Classifica talmente corta che in un attimo da ultimi si sono ritrovati fuori dalla zona playout. A me tocca il flop, e quindi vediamoci un po' la nostra top 3 di oggi con le peggiori cose viste nel weekend calcistico. Tra l'altro, Fabio, prima c'era un Oliver Kahn in un intervento straordinario, bellissimo, bellissimo. Nella tua rubrica Siamo al Top. In a te chi tocca? Top, invece, abbiamo 3 notizie, partendo dalla 3. Non vi spaventate, a Ronta, frazione del comune Borgo San Lorenzo, non sta succedendo niente, non c'è il coprifuoco, semplicemente in rontese gaglianese 4 espulsi per la squadra del DS Molinelli, tutti tra il 93esimo e il 99esimo, nella sconfitta 1-0 in casa con la Gaglianese. Espulso il mister, 2 giocatori di cui uno dalla panchina insieme, e poi Focardi al 99esimo. Insomma, qualcosa da risistemare a Ronta, ci si attendeva un inizio di stagione diverso. Stesso discorso vale per la nostra numero 2, il Gavorrano, che ha preso 2 reti negli ultimi 2 minuti di recupero. Ha perso ancora una volta con il San Giovanni Valdarno in casa. Questa squadra non riesce davvero ad ingranare, nonostante un attacco stellare che vede Tarantino, Zizzari, Mattia, Lombardi e quant'altro. Il numero 1 è un gioco di parole per ricordare quanto è successo a Borgo San Lorenzo. Viene tornata a casa, è un po' il coro che tutto il Romanelli ha dedicato alla terna arbitrale di Fortis Formigine, una terna veneta per l'appunto, criticatissima. Ci sono state tante polemiche, tanti episodi, dopo andremo a vederli insieme. Un espulso, 2 gol annullati, un Bonuccelli furibondo nel post partita, insomma un po' di cose da vedere.
E tra poco lo faremo nei nostri highlights. Però prima, Fabio, dobbiamo andare a vedere le sintesi dello Scandicci. Sicuramente, perché gli ospiti sono di marca Blues. E quindi andiamo a vederci questa sintesi della partita con il Mezzolara. Che ne posso dici? Fare un complimento a Benvenuti? Sì. Perché degli Innocenti è un giocatore che piace tantissimo anche a me. Quindi è uno che se ne intende. Se mi vuoi il tuo staff, dopo sì, ne parliamo. Ne parliamo dopo. Adesso la sintesi. AAA cercasi continuità e magari anche work in progress. Due grossi cartelli sui cantieri di Mezzolara e Scandicci, squadra ancora alla disperata caccia di risultati positivi in serie. Inizia bene la squadra di Bracchi quest'oggi in tenuta Reds, che trova con Gianotti la prima occasione per il gol, pallone calciato alle stelle però dal talento scandicese. La risposta del Mezzolara arriva con il solito Marinai, cross di Bazzani allungato dalla difesa ospite e pallone recapitato così al 10 di casa, che con il piede debole, il destro, incrocia troppo al lato della porta difesa da Cecchi. In questo avvio di stagione lo Scandicci ha più volte palesato carenze a livello difensivo e anche poco dopo è un regalo degli ospiti a dare il là all'occasione per il Mezzolara, palla persa sulla tre quarti e tiro che esce a fil di palo. Inizio di partita spumeggiante, al 12° arriva il gol a Budrio, torna a splendere la classe di Fabio Bazzani, 38 anni e non sentirli per il bomber di coach Luppi, che proprio l'attaccante di casa va a abbracciare dopo il suo primo centro stagionale. Come troppo spesso è successo in questo scorcio di stagione, lo Scandicci subisce gol e si lascia tramortire dagli avversari, contropiede fulmineo del Mezzolara, assist di Marinai e gol di Malo che insacca le spalle di Cecchi. Lo Scandicci va vicino a capitolare ancora una volta e viene graziato solo dalla mancanza di killer instinct degli avversari. Poi improvvisamente la squadra di Bracchi si desta dal torpore e inizia a macinare gioco e a costruire azioni, guidata da Col Nicola, positivo nella fase centrale del primo tempo con alcune scorribande mal sfruttate dai suoi compagni. Marinai è ancora il pericolo numero uno per lo Scandicci, la tecnica cristallina del classe 93 viene ancora una volta messa in grande evidenza da questa giocata, su cui Cecchi è chiamato al grande intervento. Anche nella ripresa, piede sull'acceleratore in avvio per il Mezzolara, azione avvolgente che si sviluppa sulla corsia di destra con il cross del terzino destro Fabbri e la girata di prima intenzione di Iarrusso che non c'entra lo specchio della porta. Sempre Marinai sugli scudi e sempre Cecchi reattivo e abile nell'evitare il quarto gol in stagione del fantasista di casa. Il portiere di Bracchi diventa però un bersaglio troppo facile per il Mezzolara. Iarrusso chiama, Cecchi risponde, evitando così il colpo del KO. Lo Scandicci riesce solo al 92° a riaprire la partita con Diego Cubillos, che fa partire un bel destro da fuori area, che supera Busato. Ma per gli uomini di Bracchi non c'è più tempo, il Mezzolara raccoglie la sua quarta vittoria in stagione, superando in classifica proprio lo Scandicci. E queste dunque le immagini della partita dello Scandicci contro il Mezzolara, diciamo non proprio no, una bello. Soddisfazione. No. Eh? No. Io lo so qual è il motivo. Ci ha distratto la visione di Alessia Merz in tribuna. Oh, eravamo distratti lì. È un'arma che il Mezzolara non sfrutta sempre, no, questo no, dobbiamo dire. Con noi è riuscito bene. Ieri. Con noi è riuscito bene. Commentando seriamente, abbiamo visto alcune cose buone di questo Scandicci, ad esempio la qualità di Nicola, ma la qualità di una squadra che è composta da grandi elementi di qualità. D'altro canto, sembra sempre una squadra, e questa è una sensazione che abbiamo sia io sia Francesco, sempre una squadra molto carina, ma che manca magari di cattiveria, diciamo, sportiva, ovviamente. No, vi rifaccio i complimenti, perché evidentemente le vedete bene le partite. Comunque, a parte Nicola, secondo me anche Cecchi ci ha salvato probabilmente da qualche gol in più. Quindi gli faccio i complimenti. In effetti è vero, c'è qualcosa in questa squadra che ancora, io dico, la quadratura del cerchio ancora non si è trovata. Perché comunque anche causato anche dalle assenze, perché è vero che a centrocampo, non avendo Ammannati e Mazzolli, che sono due cursori, e con un centrocampo come abbiamo fatto domenica a Mezzolara, ovviamente se siamo in possesso di palla probabilmente abbiamo dei vantaggi, ma quando poi perdiamo palla, come è successo sul secondo gol che abbiamo preso, andiamo in estrema sofferenza, e credo che sia il motivo di tutta la nostra stagione quest'anno. L'attenuante che ci diamo è che purtroppo non siamo mai riusciti a mettere in campo la formazione che avevamo in mente quando abbiamo
abbiamo fatto la campagna acquisti, ma questa non deve essere una scusante, perché dopo 11 partite evidentemente, se non abbiamo trovato ancora la quadratura, qualche errore lo stiamo facendo. E secondo me il problema di questa squadra è il centrocampo. Giancarlo, ti faccio una domanda. Nella formazione di cui parlava Nicola prima, c'era anche Diego Cubillos? Sì. Era la formazione tipo? Sì. C'era Diego Cubillos. Sì. Ci raccontate un po', perché penso sia uno dei casi più spinosi, almeno dell'inizio campionato. Ma penso dello che si sia fatto un buon lavoro per recuperarlo. Ragazzo che magari sa di essere forte, però è arrivato non in condizioni e si è cercato di metterlo a suo agio. Sinceramente la squadra sinceramente ha un po' di freno a mano tirato, non si sblocca. Ecco, Williams potrebbe essere veramente, se gioca domani, l'arma vincente. Fabio, il motivo per cui Cubillos ci ha fatto un po' arrabbiare è perché lui, che veniva da un infortunio che ha avuto l'anno scorso da un'operazione, durante l'estate non è stato molto professionista, quindi non si è curato bene e quando è arrivato in preparazione aveva una gamba più piccola dell'altra, e tutto questo, diciamo, tutte queste chiacchiere che si sono sentite poi sono dovute solamente al fatto che Cubillos fisicamente non era al 100% per rientrare. Adesso lo è. Tra l'altro, per la società mi immagino sia stato anche un investimento, certo, importante. Insieme a Carnevale e a Bartalucci erano, tra virgolette, diciamo, i tre giocatori importanti che avevamo scelto. Bartalucci per una tendinite, Cubillos per questo motivo, quindi ecco perché dicevo prima che non abbiamo mai messo in campo poi la formazione. Cubillos in questo momento è al 100%. Quindi è solamente Cubillos e l'allenatore che devono far sì che lui sia utile alla squadra. Ma era una scelta della società fatta insieme a Brachi, che prevedeva il trequartista, e Cubillos per lui era il giocatore ideale che lui sognava. E quindi ora ormai riaddentriamoci un attimo nel vostro inizio di campionato, soprattutto nelle fasi finali del calciomercato. Vai e vieni, il figliol prodigo Gianotti invece, sì, vi ha messo un po' in crisi, perché voi avete tanta qualità là davanti, su quella zona lì del campo, dal centrocampo in su, quindi Nicola, quindi lo stesso Diego. Il ritorno di Gianotti, tra virgolette, vi ha messo in crisi? Troppa abbondanza forse? No, perché voi siete cattivi. No, siete molto attenti. E vi ricordate, l'anno scorso Gianotti giocò in diverse partite anche da punta centrale. Ah, sì. Tanto è vero che noi, se guardate la rosa, abbiamo Carnevale, Morelli e Papini 95, non abbiamo altri attaccanti, perché per noi Gianotti era il giocatore che usavamo come l'anno scorso, che poteva fare il trequartista o anche il finto attaccante. Quindi la scelta di Gianotti era fatta in questo senso, quindi era giustificata per questo motivo. Perfetto, siamo soddisfatti della risposta. Sì, ma non del tutto, perché dopo c'è un altro servizio e quindi altre domande spinose per i nostri ospiti. Ma sono pronto a tutto. Nicola, ti sei nato pronto. Quest'anno c'è Giancarlo accanto. Esatto. Ci sento protetto. Abbiamo parlato di Carnevale che voi avete di fatto scippato alla Fortis Juventus, che, come detto già nelle scorse puntate di Zona Gol, l'ultima con Vitaliano Bonuccelli, ha un po' questo problema dell'attacco. Orfana di Carnevale, di Lombardi, di Silvestri, che segnano a ripetizione con fortune alterne per le loro squadre. Ma allora andiamoci a vedere cosa ha fatto la Fortis, un pareggio veramente terminato in maniera assai negativa, un ambiente surriscaldato. La partita però è stata piena di emozioni, allora guardiamocela insieme. Semaforo verde, si parte con la Fortis che ha a disposizione il primo pallone. Alessandrini, la battuta lunga, il colpo di testa e Bolognesi costretta a intervenire. Ma dov'è la difesa della Fortis? Fusi, controllo, rallenta nel tiro, la deviazione, non è fuori gioco. Vigeschi, il cross, c'è il vantaggio della Fortis, ma si alza la bandierina del guardalinee. Passaggio di ritorno, Spinelli, c'era un fallo, lascia giocare l'arbitro, cross, Artiaco, controllo e tiro, e il vantaggio del Formigine al 42esimo minuto. Luigi Artiaco, quinto gol per lui. Non ci arriva, Biagini si impegna e tiene il pallone in campo, può andare al controcross, la sventagliata, gira Nencioli. E Fortis qui sfortunata, perché Nencioli aveva preso l'ascensore, aveva girato bene di testa, e arriva il fischio di Rasia su un pensieroso Vitaliano Bonuccelli, si accinge a raggiungere gli spogliatoi. Artiaco nel mezzo, il cross, il colpo di testa,
pericolo gigantesco per la Fortis. Gli Aquinanti non aveva completato la diagonale difensiva, ha dato 4 punti nelle ultime 5 partite, andrebbe incontro alla seconda sconfitta consecutiva. Prova a evitarla Nencioli con questa azione solitaria, il cross esplode il Romanelli, è sempre Emanuele Sanni che poi chiede l'urlo di gioia dei suoi tifosi. Grandissima azione del vero Nencioli, il Nencioli che aveva messo a ferro e fuoco tutte le difese nella scorsa stagione. Colpo, un'autentica magia, va sul fondo e da lì Sanni non può davvero sbagliare. Raddoppiato, triplicato Bigeschi, può andare all'uno contro uno, va Bigeschi al cross, è un tiro, Filippo Bigeschi, in 2 minuti la Fortis la ribalta, tutto di Adriano Bonuccelli. Questo è il guizzo che tutti si aspettavano da Filippo Bigeschi e l'ex Scandicci lo ha trovato con questa staffilata a incrociare, ma attenzione, tutti dal guardaline, non riesco a comprendere quanto stia succedendo. Cosa ha fischiato Artiaco, spalla alla porta, ecco la segnalazione di tre di recupero, occhio all'inserimento in profondità, Oxai nel cuore d'area di rigore, la deviazione è calcio di rigore, pronto Alessio De Vecchis, classe 89 contro Bolognesi, va De Vecchis e Bolognesi para e poi Artiaco fuori. È successo davvero troppo perché la Fortis meritasse la sconfitta. Grande intervento di Gianmaria Bolognesi, che adesso però si becca un cartellino rosso. Il cartellino rosso dovrebbe essere stato dato non a Bolognesi, mi correggo, ma a Michele Fusi. Il recupero è scaduto e lo ripeto, non si è mai giocato. Veramente il Far West è grande responsabilità, va all'arbitro di Bassano del Grappa che fischia la fine della partita, è 1-1. Insomma, un po' di nervosismo che non ha nascosto anche Bonuccelli nel post partita. Sentiamoci le sue parole allora. Ma ora voglio parlare degli errori, perché tanto si sta sempre a fare. Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, un secondo tempo con un po' più di voglia, un pochino più di qualità, non tanta, con le nostre solite difficoltà, però abbiamo riuscito a far gol, abbiamo creato pochissimo, abbiamo fatto forse la più brutta partita di tutto il campionato, però insomma il gol avevamo fatti, erano regolari, ce li hanno annullati, abbiamo preso il rigore, non so se c'era, presumo di sì, espulsione di Michele perché va a chiedere cosa al guardialine, siamo... però insomma io l'operato dell'arbitro mi dispiace, perché non è un errore, è un errore tecnico, perché non c'è più il regolamento che l'uomo deve stare nel cono della porta, c'è solo la riga della palla, la linea della palla, e il guardialine posso capire che annulli, ma l'arbitro deve convalidare, perché è lui che vede dove passa la palla, il guardialine ha una prospettiva dritta così, non lo può vedere, quindi a me dispiace questo, poi non ci si può parlare, si rinchiudono sempre, sono arbitri di poca personalità, partite magari forse che considerano di bassa caratura, e quindi ecco, ci mandano questi arbitri qua. Dispiace perché il presidente è arrabbiato, la società fa sacrifici e questa partita, insomma, piccola parte è stata un po' falsata dalla terna arbitrale. Dispiace perché queste partite ora si va a Rimini, ci manca 6-7 giocatori, quindi insomma diventa difficile, già siamo una rosa abbastanza corta, quindi insomma ora andiamo a vedere cosa possiamo fare mercoledì, però insomma... se ripetiamo questa partita a Rimini il risultato non lo facciamo. 6-7 giocatori mancheranno, tra questi anche l'espulso Fusi, e abbiamo visto un po' quello che è successo a Borgo. Adesso scendiamo proprio nel dettaglio, andiamo a rovistare nel torbido e guardiamoci questi due episodi di Moviola. Lorenzo Gentili, il nostro grande regista, penso abbia già lanciato il contributo. Lorenzo, andiamo sul primo errore, sul primo fuorigioco. Ecco, vediamo qua. Qui addirittura qui si vede anche un po' male, perché c'è il famoso palo del Romanelli, esatto, che occlude un po' la visuale. Però è incredibile come il fuorigioco di fatto sia stato chiamato dopo il tocco, tra l'altro, di Salvadori, ex Scandicci, ma la posizione poi della punizione dopo il fischio sia stata quella da cui Bigeschi prende il pallone. Quindi con almeno 5 secondi di ritardo il fischio, e anche lì Bigeschi, grandi proteste, e poi è stato
ammonito il numero 10, protagonista tra l'altro di un'ottima partita in un inizio di stagione un po' altalenante, come del resto, Nicola, anche l'anno scorso da voi. E Bizeschi gli manca la continuità, c'ha delle giocate da giocatori di categoria superiore, però poi difetta nella continuità. Però visto in questa partita ha fatto delle cose, bellissimo, almeno dai filmati, importanti, insomma. Avrebbe trovato anche il gol, caro Fabio. Avrebbe trovato anche il gol, lo avrebbe trovato. Lo avrebbe trovato, bisogna usare il condizionale, perché come vediamo ora dalla nostra moviola sul secondo fuorigioco, il gol qui, insomma, difficile anche da dare una motivazione. L'unica ipotesi, e chiedo anche a Nicola e a Giancarlo, è che il guardalinea abbia valutato la posizione di Sanni come al di là della linea, però non l'arbitro tocca il pallone, non si muove. Vedeva benissimo, L'arbitro era in una posizione ottima per decidere lui di non sentire i segnalini. Probabilmente, esatto, il segnaline può essere anche stato ingannato dalla posizione di Sanni, ma l'arbitro era lì, ha visto perfettamente dove è passato il pallone. Credo che abbia commesso un errore, come sbagliano i giocatori, l'arbitro ha sbagliato, credo che non sia un peccato dirlo, insomma, sono esseri umani. Poi, fra l'altro, riguardando poi anche la sintesi, quando il Bolognesi para il rigore, l'espulsione di Fusi è abbastanza difficile da comprendere, perché io capirei la sanzione nei confronti di Bolognesi, che ovviamente, gasato ad aver parato il rigore, va a urlare tutta la sua frustrazione e rabbia per il momento della squadra e per la partita in generale all'avversario. E quello magari può essere passibile di una sanzione, ma il povero Fusi io penso non abbia mai preso un cartellino rosso negli ultimi 2 anni, ora magari a memoria non ricordo, non capisco cosa c'entrasse, ma sono i destini della vita e anche soprattutto del calcio quando ci sono questi arbitri un po'... Comunque io non ho...